Ciao Bad Comics, torniamo a parlare di Marvel, torniamo a occuparci di Jessica Jones, la serie più recente di Jessica Jones, lanciata nel post Secret Wars e sempre realizzata da Brian Michael Bendis e Michael Gaydos, il team creativo che ha dato vita alla prima serie Alias, bellissima, lì c'è l'Omnibus, che è una delle mie letture Marvel preferita. Il secondo volume della nuova serie si intitola I Segreti di Maria Hill, eccolo qui, guardate quanto è bella la copertina di David Mack. Le copertine di David Mack di questa serie, come anche delle precedenti, secondo me sono una delle cose più belle che si sia mai visto nel fumetto Marvel, e da sole in un certo senso valgono la spesa. Chiaramente è un modo di dire, non è proprio così, però sono copertine davvero molto belle. Nel primo volume di cui abbiamo parlato abbiamo visto il ritorno di Jessica alla sua vita classica, alla sua vita di investigatrice privata, alla sua Alias Investigation, nonostante nel tempo Brian Michael Bendis, che ha creato e ha cullato e ha accarezzato, ha fatto crescere questa sua creatura, questo suo personaggio, sia diventata moglie, sia diventata madre, sia diventata anche un membro in un certo senso della comunità supereroistica Marvel, dell'universo della Casa delle Idee. In questa nuova iterazione, in questa nuova serie, nella quale non è stato cancellato nulla, sapete, la Marvel non fa reboot, Jessica Jones torna però un po' alle origini e nel primo volume si trova invischiata in un torbido inganno, se così vogliamo definirlo, che coinvolge l'Hydra, che coinvolge tanti loschi personaggi e che fa sì che ella stessa mette a repentaglio il suo matrimonio e il suo ruolo di madre, con Luke Cage, che ovviamente non la prende bene, per quanto il suo andare in prigione, il suo sparire dalla circolazione fosse tutto un grande piano volto a smascherare appunto questo complotto. Nel secondo volume ci sono i riverberi, ci sono le conseguenze di quanto accaduto nel primo, ovviamente trattandosi di una storia che arriva in continuity direttamente dalla precedente. Ma oltre a dover, diciamo, come sempre, anche questo è un leitmotiv del personaggio, rimettere assieme i pezzi della sua vita, perché ci sono poche persone nell'universo Marvel così capaci di incasinare le cose come Jessica Jones, quindi dovrà cercare di ritrovare un'affinità, una condivisione con Luke Cage, dovrà dimostrare di essere ancora capace di essere una buona madre. Però nel frattempo alla sua porta giungerà Maria Hill, ex direttrice dello Shield, caduta in disgrazia a seguito degli eventi che vi abbiamo raccontato in Standoff. Se non ve li ricordate, andate pure a prendere la video recensione dell'evento Marvel, il primo evento Marvel post Secret Wars. Maria Hill si presenta alla sua porta perché qualcuno le sta dando la caccia, perché qualcuno la vuole morta, qualcuno ha messo una taglia sulla sua testa, e sarà compito di Jessica investigare appunto e scoprire chi è. Chiaramente, trattandosi di una nuova immersione nel mondo spionistico dell'universo Marvel, quello dello Shield, quello dell'Hydra, Maria Hill è uno dei personaggi più machiavellici e più loschi in un certo senso che abbiamo mai visto, e questo suo essere così stratificata lo si deve anche al lavoro fatto da Brian Michael Bendis. Vedete per esempio la miniserie Secret War, su Maria Hill è stato fatto un grande lavoro per renderla quanto più machiavellica, quanto più tentacolare possibile, e ovviamente nessuno è in grado di fidarsi completamente di lei, tantomeno se stessa probabilmente, e quindi Jessica dovrà cercare di trovare un equilibrio tra i vari aspetti della sua vita, dovrà indagare anche sul passato di Maria Hill, che Bendis va ulteriormente a espandere, e cercare di non fare troppi casini, fondamentalmente. Inoltre, nelle battute finali della storia, di questo arco narrativo, si accenna al ritorno potenziale di uno storico villain che ha tormentato Jessica per molto tempo. Probabilmente avete capito chi sia, io non ve lo dico. Che dire, Brian Michael Bendis, che peraltro ha lasciato la Marvel, queste sono le ultime storie di Bendis alla Marvel delle quali parleremo, è uno scrittore che a livello personale mi piace molto. Sono anche molto critico nei confronti di Bendis, a volte mi ha stancato con la sua prosa, con i suoi dialoghi un po' troppo prolissi, a volte ha mancato
il colpo ad effetto, a volte non è stato in grado di chiudere alla perfezione le sue storie, come di recente abbiamo parlato di Civil War 2, ma quando torna a Jessica, sia appunto in Alias, sia in Pulse, di cui abbiamo parlato, sia in New Avengers, dove Jessica è stato un comprimario importante, sia appunto nella nuova serie Jessica Jones, è come se tornasse a casa. Torna a un ambiente che evidentemente sente confortevole e che mette a proprio agio i personaggi, che si muovono molto bene sulla scena, e mette poi a suo agio anche i lettori. E ve lo dico con la consapevolezza e l'onestà intellettuale che questo secondo arco della seconda serie, della principale, di Jessica Jones è abbastanza debole in alcuni suoi aspetti. La trama non è particolarmente originale, non è particolarmente complessa, non ha due o tre twist narrativi, ma che non posso definire sconvolgenti. Ci sono pagine dove la prosa torna a essere un pochino troppa e che sono pagine un po' lente, che allentano letteralmente il tempo della lettura, della lettura da parte del lettore, e scusate la ridondanza, la ripetizione di queste parole, però nonostante tutto arrivo a fine volume e bene o male ci sono arrivato, innanzitutto senza grosse difficoltà, senza forse nessuna difficoltà, nonostante appunto abbia subito identificato dei talloni d'Achille in questa storia, ci sono arrivato e alla fine mi è piaciuta, e alla fine soprattutto ho notato come il personaggio sia cresciuto ulteriormente. Il percorso di crescita di Jessica Jones è costante, in alcuni momenti rallenta un po', è meno rapido, la curva di crescita è meno ripida, ma cresce, si muove, vive, respira, non è mai lo stesso dall'inizio alla fine di una delle sue storie. Succede sempre qualcosa che, come nella vita, come nella nostra vita, non ci sono solo giorni belli, ci sono giorni in cui vorremmo sparire, ci sono giorni in cui non vediamo l'ora di andare a dormire, giorni in cui non combiniamo un emerito cavolo, però è la nostra vita avanti, non può tornare indietro, andrà avanti fino alla fine. E questo è lo stesso per Jessica Jones. È un fumetto reale, è un personaggio vero, come pochi. Per questo ci piace e per questo va rispettato. Come anche va rispettato molto Brian Michael Bendis, perché ultimamente, a seguito di questa sua decisione, secondo me, alcuni lo stanno trattando, non alla Marvel, dove l'hanno salutato, l'hanno amato, e tuttora continuerà a rapportare amicizia, però alcuni lettori si stanno dimostrando, a mio giudizio, un pochino ingrati, e non va bene perché non bisognerebbe mai dimenticare quello che Bendis ha dato al fumetto in generale, al fumetto Marvel in particolare, e Jessica Jones è uno dei suoi migliori risultati, al netto del fatto che ci possano essere archi narrativi un pochino meno validi rispetto agli altri. Ciao Bad Comics!